Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Ok, Draco Malfoy e Hermione Granger, li abbiamo mai immaginati insieme? Ebbene sì, il nome della ship gira nel fandom da anni. Le fanfiction per la coppia Dramione hanno riempito pagine e pagine del web e sono destinate a ritornare alla ribalta proprio in questi giorni. Questo perché i due attori che hanno interpretato la saga di Harry Potter, iniziata ci viene il magone a dirlo nel lontano 2001, ben 18 anni fa. I personaggi, dicevamo, di Hermione e Draco, ovvero Emma Watson e Tom Felton, sembrerebbero essere legati da un rapporto che potrebbe andare oltre l'amicizia. I rumors, sì, perché i chiacchiere girano e rigirano, ma finora non c'è nulla di confermato, nascono da una foto pubblicata su Instagram da Tom Felton, sul suo profilo personale, che li ritrae insieme. Nulla di nuovo, in realtà. I due, infatti, sono ottimi amici sin dai tempi di Harry Potter, nonostante interpretassero due personaggi antitetici e nemici fra loro. Già in passato alcune foto sui loro rispettivi profili Instagram avevano fatto impazzire il web, anche se non era stata registrata una così pressante insistenza riguardo una presunta storia segreta fra i due. Che cosa è cambiato stavolta? Nella foto in questione Emma è alle prese con una lezione di chitarra impartita da Tom, che le spiega come posizionare le dita sulle corde. Ai fan non è affatto sfuggito il fatto che i due sono stati ritratti in pigiama, segno che potrebbero aver dormito insieme. Vero o no, lo scatto ritrae i due attori in un momento che, dietro il rapporto di amicizia, nasconde in ogni caso una profonda intimità. Nonostante la posa sia molto probabilmente preconfezionata, dai su, si vede che è una foto fatta con l'autoscatto dello smartphone appoggiato lì da qualche parte, no? È palese però quanto i due si trovino a loro agio insieme in un momento di vita quotidiana lontano dai riflettori. Sembrano quasi una coppia di fidanzati immortalati di nascosto da soli. Una pubblicità del catalogo Ikea 2019-2020. Tra l'altro, ma che stanno a fare da soli in Sudafrica? Ma insomma, quanto è probabile fra i due però che sia in atto, stia quasi nascendo, proprio in questi ultimi giorni passati insieme, Galeotta fu la chitarra, insieme all'atmosfera africana, una storia d'amore, innanzitutto uno sguardo all'attuale situazione sentimentale dei due. Emma, il suo ultimo fidanzato ufficiale, risulta essere l'attore Chord Overstreet, il biondino gorciuffo dei Glee. Sono stati insieme per poco più di 6 mesi tra il 2018 e l'inizio del 2019, anche se filavano da un bel po' prima di ufficializzare. Dopo di lui pare che ci sia stato un breve flirt con un imprenditore di New York, ma niente, giusto due bacetti finiti su un giornaletto scandalistico. Attualmente, insomma, la ragazza è single, libera di iniziare una nuova storia senza neanche grandi storie strappalacrime alle spalle. Tom, l'ultima fidanzata di Tom Felton, di cui abbiamo conoscenza, è Jane Garden, che ha interpretato in Harry Potter i Doni della Morte parte seconda proprio la moglie di Draco Malfoy, in un breve flash forward sul futuro della saga, nell'epilogo del film. I due sono stati insieme un sacco di tempo, dal 2008 al 2016, e da lì in poi nulla. Tom è rimasto single fino ad ora, nonostante più di una volta sia stato fotografato in giro, pure nella nostra Venezia, con delle ragazze non meglio identificate. Pure lui quindi libero, e da un bel po', e senza scheletri nell'armadio. A meno che qualcosa con Emma non sia davvero già iniziato. I sostenitori della coppia Dramione in ogni caso non sono solamente quelli dell'ultima ora. Insistenti voci di un coinvolgimento sentimentale fra Tom Felton ed Emma Watson hanno imperversato sul web già dal 2003, sì, insomma, quando lei aveva 13 anni e lui 16. Alcuni sono sicuri che fra i due ci sia stata addirittura una storia clandestina di 2 anni. Tutto ciò che si sa di ufficiale è che effettivamente Emma aveva una cotta per Tom all'epoca. Lo ha rivelato lei stessa molti anni dopo in un'intervista. Silenzio per anni. Poi negli ultimi tempi arriva una foto direttamente da una giornata in spiaggia che i due hanno passato insieme pochi mesi fa, insieme a un video in cui lui cerca di insegnarle ad andare sullo skateboard. Oh, lui c'ha la vena del maestrino comunque, altro che Hermione, insomma. Questo succedeva a novembre 2018. Ancora lo scorso febbraio, un'altra foto fa insorgere gli shipper. Si tratta di un tenero ritratto di Emma scattato proprio da Tom, con la caption: gli amici ti sanno ritrarre al meglio. La famigerata foto in pigiama con chitarra alla mano è quindi soltanto l'ultima e più consistente prova di un rapporto fra Emma e Tom, che potrebbe andare forse oltre l'amicizia? Anche se fosse, i due per ora non hanno lasciato trapelare altro che non sia quello che abbiamo visto sui social. Rimaniamo quindi con le orecchie tese per eventuali future rivelazioni. Bene, cari amici, questo era tutto per oggi. Grazie per aver guardato. Adesso fatemi sapere la vostra. Scatenati, fandom di Harry Potter. Che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vederli insieme? Non ci volete manco pensare, dovrebbero stare con tutt'altre persone? Lo sospettavate già da tempo e ci credete ancora? Oppure vi sembra proprio una cialtronata? Mai successo e mai succederà. Fatemelo sapere in un commento qui sotto. Iscrivetevi ai social, al canale di Scream Week, e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!
Mm-hmm.